Totò torna a casa, Totò è sempre stato a Napoli perché insomma la sua ultima dimora se l'è scelta ancora prima di morire, per cui diciamo lui per Napoli ha sempre avuto questo grande amore. Con questa mostra si corona questa storia d'amore tra Totò e Napoli. Stiamo verificando una cosa che non ha precedenti in nessun'altra città del mondo. Io non ho mai visto un artista così vivo e presente in una città a 50 anni dalla sua scomparsa, e quelli che più ne sono innamorati sono i giovani, le nuove generazioni. Credo perché Totò, con la sua miracolosa macchina linguistica, riesce a mettere in discussione ogni assetto precostituito, ogni gerarchia. È stato un rivoluzionario del linguaggio. Ecco, io direi che Totò è veramente un rivoluzionario, per questo interessa, appassiona e affascina tutte le generazioni che si susseguono. Questa mostra la voglio dedicare a tutti quelli che hanno amato e continuano ad amare con grande passione Totò, per la sua arte, la sua genialità, la sua sensibilità, la sua umanità, cosa che viene messa sempre poco in evidenza. Invece questa mostra non la dedico a tutti quelli che in vita lo hanno ignorato e a tutti quelli che dopo morto lo hanno vampirizzato. Quindi tutti, diciamo, gli onorevoli trombette e tromboni della cultura e della critica che hanno fatto finta che non esistesse, non capendo la genialità che avevano sotto gli occhi e non riuscivano a vedere. Fellini una volta mi disse che Totò, come Charlie Chaplin, come i fratelli De Regge, erano benefattori dell'umanità, nel senso che chi riesce a far ridere nascondendo una lacrima è sempre un grande benefattore, e credo che questa mostra ci permetta oggi di dire grazie a Totò per tutto quello che ci ha regalato. A 50 anni dalla scomparsa, il genio di Totò appare in una mostra monumentale voluta dall'Associazione Antonio De Curtis, promossa ed organizzata insieme con il Comune di Napoli, con la collaborazione dell'Istituto Luce, del Polo Museale della Campania, di RAI e SIAE. È la prima grande antologica dedicata ad uno dei più grandi interpreti dell'Italia del Novecento. Parte da Napoli per diventare poi itinerante ed internazionale. Centinaia di documenti, fotografie, filmati, costumi di scena, locandine, interviste, disegni, riviste d'epoca, spezzoni cinematografici e televisivi, manoscritti personali, lettere, cimeli e materiale inedito. La vita del principe e dell'attore sarà ospitata fino a luglio in tre luoghi simbolo di Napoli. Una prima sezione, che è quella del maschio Angioino, in cui abbiamo voluto che fosse, potrei dire, la mostra della celebrazione, perché il mondo della cultura e dello spettacolo che non c'è più e quello che invece oggi c'è testimoniano tutti ammirazione e un amore straordinario per Totò. A Palazzo Reale, nella Sala Dorica, Totò che interagisce con il pubblico, da qui il titolo Totò che spettacolo, preziosi documenti, una testimonianza filmica molto rara del 1957, quando si esibisce a Livorno nell'ultima sua grande varietà, che è A prescindere, e ancora Totò che ci recita la straordinaria Livella, Totò che ci canta Miss, mia cara Miss, e ancora i suoi costumi, il suo baule, i suoi oggetti personali che sono stati conservati in maniera religiosa negli anni. Infine, dentro Totò, non abbiamo più Totò, ma abbiamo il principe De Curtis al convento di San Domenico Maggiore, e lì abbiamo i grandi amori di Totò, il suo grande rapporto di amore con Franca Faldini, con delle foto inedite, per esempio del suo grande amore con gli animali. Abbiamo trovato le foto di tutti i suoi grandi cani, gatti o uccelli che lui adorava, e due poesie incredibili, una dedicata al suo cane preferito Dick e una alla sua gatta preferita Bianchina. Per me questo è un ritorno anche, diciamo, dentro tutte le viscere di casa. Una gran parte dei manoscritti di nonno, nonché sono tutti originali quelli che sono esposti, nonché, diciamo, questi fogli dove lui comunque la sera dormiva molto poco, per cui quando pensava scriveva. Ci sono tutti i suoi pensieri che sono proprio suoi interni, diciamo, di Totò, anzi direi più del principe più che altro, perché ecco, Totò è il grande genio cinematografico, mentre Antonio De Curtis è
è l'artista poetico. È davvero un grande onore per la nostra città mostrare i contributi di tantissime persone su Totò, che qui abbiamo il ricordo di Fellini, di Pasolini, di persone anche più giovani. È veramente una mostra originale, creativa, unica, che si unisce alle tantissime iniziative che in questo anno si stanno facendo nella nostra città per Totò.